Ma ci dobbiamo sedere sulle sedie? Eh sì. Ma è seriamente imbarazzante la cosa. Sarà la recensione più trash della vita proprio. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Sono in compagnia di Virgi e Mike di VG Informatica. Ci troviamo nella sala... ma non salutate. Ciao. Sono... Madonna. Ciao, io sono Mike, ho 19, ho 18 anni. Ciao capo. Ciao capo. Ci troviamo in sala LAN e oggi siamo seduti su delle sedie. Ci sono un po' di casino, non importa, sono le sedie di Hightech, le P3. P2 queste? Questa invece però è la P3. No, una... Questa è una P3. Questa è la P2 perché sì, qua sotto abbiamo una... L'aiuteremo. Abbiamo una scatola un po' voluminosa, ok? Si tratta di una P3, a differenza delle P2 che ci sono i braccioli regolabili. Quindi in questo video cercheremo di montare la sedia in mezzo al caos e soprattutto grazie a VG Informatica, loro, Giuseppe là sotto, tutto il negozio, le mura, i computer, la sala LAN, link in descrizione anche sulla maglia, ovunque si è lerciata, la mia maglia è tutta bagnata grazie a lei. Infatti farò anche lì la clip. Lo portiamo su casa. Metterò i sottotitoli in questo video. Di forza. È arrivato Gabbo! E arriva gente! Ciao Gabbo! Vieni a videare! Oh, è arrivato... C'è anche Ariel! Vieni Ariel! Questo video è diventato di dominio pubblico! Bella! Ecco Gabbo! Ciaone! Cioè, c'è fatto... Sanchez? Bello! Ho fatto 13 ore di viaggio! No, con quello! Quello, quello! Quello è con... Vieni qua dietro! No, ma... Ci vieni qui, vieni qui. Olè, la famiglia si è allargata, molto bene. Boh, raga, dobbiamo stare intorno a questa sedia ancora per noi. Guarda, Totò Macindo. C'è anche un Totò selvatico. Come ci sei arrivato? Totò è aggrappato delle ringhiere. Dobbiamo stare intorno a questa sedia ancora per molto. Cioè, sta diventando... L'arma da taglio ce l'ha. Arriva il boss. Cioè, mano l'arma da taglio, niente. È arrivato il boss. Dobbiamo montare. Cosa succede? Ciao mamma! Ciao mamma, sono in TV. Un saluto alla mamma, ciao, mamma, tanti cari saluti. Sono su YouTube bello con gli iscritti grossi. Fuoco? Fuoco? Vabbè, io chiedo scusa a Hightech per tutto questo, ma non era voluto. Tranquilli. Iniziamo col montaggio, Cinegro, dai, andiamo. Niente, family friendly, qua l'abbiamo saltato da un po'. No, siamo aperti alla comunità, allora, insomma. Primo pezzo schienale. Ovviamente sedia bianca, fighissima. No. Ok. Ah, questo è del perfetto. Marco! Sulla camera una foto. Manchi anche tu qua, vieni! Sì, e poi niente più! Dove lo mettiamo? Dov'è Santo? Tu hai comunque a lavorare. Che caldo ragazzi! Ah, caldo! Ok, in teoria la prima parte dovrebbe essere andata. Abbiamo attaccato le rotelline. Ce la facciamo a spostare la scatola? Vai. Mettiamola proprio, via, via. Non troppo, non troppo in là. Se no morti, è rip. Rip video, è stato bello quello. Ah, tanto guarda, da mai rip l'abbiamo dato già all'inizio. Già da un po'. Quando abbiamo annunciato che sarà il video più trash della storia. Con i sottotitoli. Adesso poi mi... Scusa. Guarda. Fa casino. Dottor Rasin si porta via la televisione, epico finito male. Aspetta. Caffè, si può fare. Andiamo. Grazie Totò. Niente, un saluto a casa, ciao mamma. Ciao mamma. Sono passato da fare dei lavori, un lavoro che richiedeva della skill a montare sedie. Ciao. Vuoi giocare? Che altro forte? Non lo so, la tentazione qua di giocare. Cosa? No, la firma è così, buongiorno. Ah, posso passare a trovarmi? Ho il passo per entrare, perfetto. Molto bene, però c'è la camera. Ok. Occhio al cavallo, ho fatto un madonna. Sì, scusa. Tutto bene? Tutto bene? Sì? Ok. È passato un fan a trovarci e mi stava distruggendo tutto. Oltre la sala LAN. Vai, giochi. Allora... Vabbè, fate voi. Ah, no, c'è Vizzi, che fai con la PlayStation? Stiamo montando una sedia da gaming. Io sto guardando. E questo video è troppo disturbato.
Devi una bella presentazione. Io la vedo a terra sta telecamera. Ariel, Ariel. Ariel, avevo detto che era una trashata. Ha fatto il canale lì. Non ci fa niente. Occhio! Madonna, Ariel. Aspetta, no. Cosa? Se tu la tiri su, la metti per dritta, di qua ci sarà il left, di qua ci sarà il right. Furba? Furba? L'intelligenza. Ma tu non fa furba. Già, ti ho messo un pochino così. Ma che cosa ci state a fare voi qui? Io devo brugolare. Devo cosa? Devo brugolare. Sembra una capra, devo brugolare. Me le fai? Damn! No, aspetta. Damn! Damn! Oh, damn, qua non stai fermo. Non vedo il buco. Quello è il problema. Io sono malissimo. Sì, io sono malissimo. Non importa. Tanto sul mio canale si sente di più. Ma ce la fai? E no, ma se continui a muovere. Oh, stai fermo così, grandissimo. Devo fare più veloce. Finito, provo a sederti. Boh, bella. Raga, la sedia è finita. A posto. Vai, no, il cavolo lo sto facendo bene. Ah già, a te che piace spacchettare. Spacchetta. Si spacchetta. Attenzione. Bene. Ecco come un esemplare di ciò che Alien cerca di spacchettare. Ma perché è diventato Giocaliere il mio nome? Che cavolo è? Origini spagnole! Non mi dispiace! Giocaliere? Adesso la nuova intro. La nuova intro del canale sarà Hola a todos! Giocaliere? Giocaliere! Estamos aquí en un nuevo video del canal. Qualcuno che mi corregga? Non si dicono queste cose, eh? Ecco, brava, questo è il karma. Quelle rondelline, no, vabbè. Bravo. Ormai. Che problemi ho? Vabbè. Niente, non ce la faccio. Io oggi ho problemi con le... Oggi, solo oggi ho problemi con le viti. Bene, io mi siedo mentre lo avvitano. Ehi! Ehi! Ok. E si tirano sui baccioli. Che figata! Passiamo alla parte dei cuscini. Allora, questo qua è un paracadute. Mi raccomando, se giocate a Fortnite usatelo. Vabbè, mettetelo. Vabbè, mettiamo qua. Vedi uno? E poi c'è l'altro che serve per la parte lombare della schiena. Questa è poi la parte cervicale, questa qua per la parte lombare. Oh, lombare ti chiami, stai venendo subito. No, vai, è giusto. Allora, bambini. Eccola, mi sono divertita anche tu. Questi le bretelle. Però guarda che se le invia qualcuno dobbiamo eliminarli, purtroppo. Dobbiamo comunque eliminarli. Dobbiamo eliminarli. Ok, dovrebbe essere tutto a posto. Stile pretello. Non è serio, Dio. Bello. Ci siamo. Questi poi finono così, normale, sì? Bello. Ok, direi che la sedia è finita, non manca più niente. Questa è la sedia. Io qua mi ribalto, lo sapete, vero? Io se mi corico qualcosa di... Vai. Vai. Bello. Comoda? Comodi. Ciao. Aia. Bene.
Dov'è? Aiuto, gira la testa. Vai Mike, sei tutti noi. Sei top. Vai, è l'ultimo. È l'ultimo gradino. Dai che l'ultimo. Olle. Ce la faccio. A posto. Ok. Olle. Bella raga. Ho detto che ce n'è l'altro. Oh merda, ciao mise. Ok, bella raga, stiamo andando a casa, stiamo andando a portare la sedia. Cioè, o meglio, lui mi sta portando. Ma ci ammazziamo, raga. Che tendenza? Ma perché sta cosa? No, vado. Perché? Sinistro. Ma perché tendi in avanti? Aspetta, ma madonna. Vai, prova. Che vergogna, raga. Ok, ah, oh, proprio. Inizia proprio da viaggio sta sedia. Ah. Oh. Vai drift. Madonna. E se una volta mi sono portata Mike, io ci rimango a terra, cosa sei? Aiuto! Mike, piano, quasi rompe tua. Ma Mike, di là c'è la discesa, dove vai? La discesa? Sì, per forza, che cavolo vuoi fare i gradini? Diamo la precedenza, sì. Questo deve girare. Ragazzi, c'è un incro... Fai giro, sei vero? C'è un incro... Vai, vedi che cazzo, vedi che cazzo. Fai passare le mani. Prego. Ma tosca. Aiuto. Sta sedia non arriverà integra a casa. La macchina, la mia gamba. Magari, aspetta, facciamo una roba intelligente qua prima che ve la mani. Piano, scusate, un po' di terrorismo sano. Scusa, ok, bella lì. Oh, grazie Mike per il passaggio. Questa è casa sua, no, no. Beh, grazie Mike. È stato uno spasso. Ciao, ci vediamo in negozio, ciao. Bene, io adesso mi devo salire sta cosa. Adesso che sono a casa tranquilla posso spiegarvi forse un attimino meglio di cosa si tratta e bla bla bla. Innanzitutto grazie di cuore a Vigia Informatica, a Giuseppe, a tutti i ragazzi veramente per il bellissimo pensiero. Mi hanno regalato effettivamente questa sedia da gaming. È una sedia da gaming dell'Hitech, la P3, che a differenza della P2 ha i braccioli regolabili a livello di altezza, quindi li posso abbassare e alzare. L'ho presa di colore bianco perché sto cercando di rifare tutte le grafiche del canale, di Twitch, eccetera eccetera, con un mood più vicino a quello che è la mia vita attualmente, quindi con colori molto neutri per, diciamo, formattizzare tutto ciò che vedete poi all'interno del canale. Quindi ho detto, piuttosto che nera, che magari occupa tutto quanto, già il letto nero, la porta nera, il coso della finestra nera, ho detto, ma sì, sai che c'è, prendiamo la bianca, così riflette anche un pochettino la luce e insomma non oscura, diciamo, tutta quanta l'immagine. Questo per quanto riguarda il lato colore, che associo ovviamente a tutto il lato della fotografia, eccetera eccetera eccetera. Per quanto riguarda la seduta, è veramente comoda. Tramite una levetta la sedia fa questo, quindi adios. I braccioli, oltre che essere regolabili di altezza, si possono anche roteare, quindi boh, se uno si vuole mettere con le braccia un pochettino più comode verso l'esterno o viceversa verso l'interno, lo può benissimo fare. Questa è la comodità che distingue la P3 dalla P2 di Hitech. Per quanto riguarda cuscini d'appoggio, abbiamo ovviamente il cuscino per la parte lombare della schiena e poi il cuscinetto per poggiare la testa, il collo, la cervicale. In più la parte delle spalle ti avvolge abbastanza nella seduta, quindi a livello ergonomico diciamo che accompagna tutta la struttura corporea, tutta la schiena nella posizione corretta per chi comunque passa molte ore davanti al computer. E quindi ragazzi, sì, anche io adesso ho una sedia da gaming esclusivamente grazie a VG Informatica. Trovate come sempre tutti i link nella descrizione, anche il loro indirizzo se volete passare dal negozio, sia magari per fare acquisti oppure semplicemente per giocare in sala LAN. Presto organizzeremo anche qualcos'altro tutti assieme. In questi giorni vi farò uscire anche, giuro, il video del raduno che abbiamo fatto l'anno scorso appunto in sala LAN, così vedete anche un pochettino come abbiamo giocato, cosa hanno fatto i ragazzi, come la sala LAN in sé, come sono i computer, eccetera eccetera.
questo negozio lo sto iniziando a considerare praticamente una seconda famiglia, perché sono praticamente tutti i giorni lì a fare quello che mi piace fare nella vita, ovvero video, foto e stare praticamente intorno a computer, cosa alla quale mi aveva sempre abituato mio fratello fin da piccola, che lui montava, assemblava computer, faceva, disfava, provava, sperimentava e lo fa ancora tuttora. Tutto questo mi ha aiutato, mi sta tuttora aiutando a mantenere un equilibrio stabile, mi diverto veramente un sacco, tutti i ragazzi sono veramente uno spasso lì dentro, oltre che molto competenti a livello professionale, voi non avete idea di quanta roba fanno uscire da lì, fanno veramente delle macchine da guerra, non fanno dei computer. Quindi io vi consiglio di fare un salto sulla loro pagina Facebook, sul loro sito, o se siete di Torino, zona, provincia, veramente fate un salto in negozio perché vi divertite. Per il resto non so cosa dire, non sono abituata ai regali, quindi posso solo che ringraziare infinitamente di cuore Giuseppe e tutti i ragazzi di Vigi Informatica. La sedia è comodissima, la sfrutterò al meglio e ovviamente la vedrete in tutti i video, quindi fateci l'abitudine perché si inizia a fare sul serio. Approfitto dell'occasione per mandare anche i miei saluti ad Hitech, con la quale in passato ho avuto modo di collaborare sul canale. Un bacione e un abbraccio a tutta Vigi Informatica e tanti cari auguri di buone feste a tutti voi. Per quanto riguarda noi, ci vediamo ad un prossimo video sul canale. Seguitemi sulla pagina Facebook e su Instagram e tante care cose. E poi prima o poi troverò un saluto da fare anch'io per chiudere sempre le frasi senza dilungarmi. Già. Yeah.